meno bizzarro. A poter chiedere i 600 euro sono anche i lavoratori agricoli, anche se ora il problema nei campi in molte parti d'Italia è la mancanza di manodopera. Donato Forte, un agricoltore foggiano associato alla CIA, Antonio Iovane gli ha chiesto a quanta manodopera deve attualmente rinunciare. Parliamo di un 70% di operai che oggi mancano all'appello. Il problema di fondo è che gli operatori non vogliono scendere in quanto hanno paura di venire in Italia, in quanto l'Italia è vista ancora come zona rossa. Poi abbiamo invece la problematica degli operai che attualmente sono già sul posto per il trasferimento dalle loro abitazioni presso i campi. Prima loro si organizzavano in autovetture di 4-5 persone. Oggi questa cosa non è più fattibile, perché oggi si possono muovere massimo in 2 persone in macchina. I nostri sono prodotti deperibili, se non li raccogliamo oggi, domani è troppo tardi. Se continua così rischio fortemente una perdita di prodotti in campo. Che cosa vorrebbe, che cosa chiederebbe al governo? Ci venissero messe a disposizione le liste di tutte le persone che oggi hanno, come dire, percepiscono il reddito di cittadinanza. Quello potrebbe essere una soluzione. Dal mondo del calcio arriva una critica a